Si respirava molta tensione quando è entrato James Monsys. L'aula era piena e tra il pubblico c'erano molti attivisti anti-Juul. Mr. Monsys, do you swear that the testimony... Poco meno di 15 anni prima, James era solo uno studente di Stanford che lavorava alla tesi di laurea. Ora doveva difendere il prodotto derivato dai suoi studi davanti al Congresso. Era sotto un'enorme pressione e lottava per salvare l'azienda. Tutti in ufficio abbiamo seguito la deposizione, in TV oppure dai laptop con le cuffie. Si capiva che era un momento decisivo.